piacere, correte, venite subito qua perché mi stanno sfasciando il locale. Finito di mangiare, Ale, siamo partiti, arriviamo, c'era una specie di collina, cominciavano le prime colline del Piemonte, arriviamo e vediamo una roba tipo lo stadio di San Siro. C'era la polizia fuori perché non riusciva a trattenere la gente, per cui gli ha detto fate lo spettacolo, andate fuori dalle palle, andate via perché non si possono. Questo dopo una puntata di Non Stop. Cin cin! Come nei film di Frank Capra, il proprietario del locale mi correva dietro con il blocchetto degli assegni aperto, dicendomi scrivi qualsiasi cifra per tornare tra un mese, 20 giorni. E io c'eravamo gli altri di fare, dico, noi perdevamo il pari 700.000 lire all'epoca, diviso 5 era vabbè. Insomma era discreto, ma e dico, va bene 1.500.000? Sì, fa lui. E così con l'assegno così trionfante sono tornato dai miei compari. Mi chiamo Woodstock. 3 giorni di pace, amore e musica. In codice! Cul-de-sac! Silenzio! Un po' di serietà! Per la miseria non ce la faccio più! Serietà! Sì, bravo capo! Sì, capo! Bravo! Bravo capo, sì! Venga qui capo, bravo, sì! Ho capito, ok, grazie ragazzo! Spazzola? Grazie ragazzo! Spazzola? Grazie! Ragazzo! Spazzola? Grazie! Ragazzi? Spazzola! Scusa, ma cosa c'entra una spazzola adesso? È il nostro umorismo, siamo avanti di 10 anni! Ma guarda che non ha riso nessuno qua! Sì, ma sei tra 10 anni che risata che si fa! In quella prima edizione